noi prendiamo spunto di questo invito che ci viene dall'alto per chiedere innanzitutto al Signore la purificazione della nostra mente, della nostra volontà, perché possiamo conoscere la verità, perché possiamo amare la verità, possiamo fare la verità, perché è la verità che ci dà la vita, ci rende liberi dall'errore, dall'ignoranza e ci dà la vita. Chiediamo perciò al Signore all'inizio di questa celebrazione la purificazione della mente e del cuore. A causa del peccato originale, la nostra mente è offuscata e la nostra volontà è indebolita. E a causa di questo indebolimento della intelligenza e delle volontà, prende campo in noi l'istinto, la concupiscenza. Ecco perché ci allontaniamo facilmente dalla conoscenza di Dio, dalla volontà di Dio, e l'uomo si materializza, ed è per questo che dobbiamo chiedere al Signore questa spinta verso l'alto, questo interesse per Dio, per la verità, questo interesse per rendere la nostra vita veramente umana, anzi divina, perché è stata immessa in noi la vita del Figlio di Dio. Chiediamo al Signore la purificazione dall'ignoranza, dall'indifferenza. Chiediamo al Signore che la nostra volontà si distacchi dal male e aderisca al bene. Chiediamo al Signore questa propensione, cioè questo desiderio vivo di conoscere Dio e di innestarci nella volontà di Dio. Tutto questo avviene per una purificazione profonda della nostra mente esposta all'errore e all'ignoranza, per la purificazione della nostra volontà dominata dalla concupiscenza e dall'istinto. Chiediamo in questo momento questa purificazione interiore delle facoltà superiori con cui possiamo attingere Dio e portare Dio nella nostra vita. Sì, o Madre della Sapienza, Maria, dacci la sapienza del cuore. Ma la sapienza del cuore procede da una purificazione profonda della nostra mente e del nostro cuore. Procede alla purificazione della nostra volontà. O Maria, chiedici in questo momento questa profonda purificazione senza di cui la verità di Dio non può penetrare in noi, la sapienza di Dio non può essere la regolatrice della nostra vita. O Dio eterno e onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna, benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, Signore, con il sopo e sarò purificato,
l'anima Signore eterno più bianco della neve. Su di voi verserò dell'acqua pura e sarete mondi d'ogni vostra colpa e vi darò un cuore nuovo, dice il Signore. Questa, o Padre, è la vita eterna, che conoscono te e conoscono colui che tu hai mandato. La vita è la conoscenza di Dio. Chi conosce Dio vive, chi non conosce Dio è ancora nella morte. Ma questa conoscenza è un dono di Dio. Questa conoscenza vitale viene data come dono di Dio ai piccoli, cioè a coloro che si umiliano davanti al Signore e lo cercano con un cuore sincero. Allora la sapienza che scende dall'alto viene su questi piccoli. Dio è così dato agli uomini. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Però quelli dei quali il Figlio ha voluto rivelare il mistero, anche questi conoscono il Padre e il Figlio. E per questo che nello Spirito Santo, in cui esulta Gesù, che la Chiesa ci fa chiedere, per te sciamus da Padre, dao Spirito Santo, di conoscere per te il Padre, di conoscere per te il Figlio e di conoscere per te te stesso. Fratelli e sorelle, la nostra salvezza, la nostra vita, la realizzazione dell'uomo è nella conoscenza saporosa di Dio. È là che noi gustiamo sapere, cioè assaporare, assaporare intellettualmente, assaporare attraverso la volontà. Dio, Dio che riempie la vita dell'uomo, esalta l'uomo e dà all'uomo la sua felicità. Il Papa, nella recente enciclica Ratio et Fides, un'enciclica pensata da tanto tempo, elaborata da più di un decennio dal Papa, un'enciclica profonda e difficile, ma meravigliosa,
il Papa sintetizza quanto nel Vaticano I e nel Vaticano II è stato detto circa la conoscenza di Dio, ma arricchisce. E sviluppando queste due fonti, arricchisce della sapienza che a lui è stato rivelato di Dio, questa enciclica che diventa un monumento per l'uomo d'oggi e che tutti, anche quelli lontani da Dio, cercano di leggere, di comprendere, perché è un monumento di indagine e di sapienza, perché il Papa parla a tutti gli uomini e invita tutti gli uomini a conoscere il Signore e ad uscire dall'ignoranza, perché nell'ignoranza c'è la morte, nella conoscenza c'è la vita. Certamente la ragione umana è portata a conoscere Dio, perché Dio ha creato un uomo a sua immagine e somiglianza. Certo, la volontà umana cerca Dio, perché in fondo al cuore Dio ha posto il desiderio di sé. Tutto l'uomo cerca Dio nelle profondità del suo essere, anche dopo il peccato, perché il peccato si ha debilitato enormemente la nostra mente nella ricerca della verità, ha debilitato la volontà che è stata inclinata al male, ha debilitato tutto l'uomo, facendo prevalere nell'uomo distinto le tre concupiscenze, per cui la mente obnubilata, esposta all'errore, la volontà debilitata verso il bene, non può facilmente erigersi verso Dio, cercare Dio, amare Dio, ed è portato così l'uomo verso le cose della terra che lo allontanano da Dio. Però in fondo all'uomo c'è il desiderio profondo di Dio, in fondo all'intelligenza umana c'è quella forza che fa cercare Dio. Ecco perché gli uomini di tutti i tempi hanno cercato di conoscere la verità. E quella sapienza umana, nel senso buono della parola, che prevale negli uomini, in alcuni uomini, ci sono i saggi che cercano la verità. In realtà l'uomo, partendo dalle cose visibili, dal mondo che lo circonda, o partendo da se stesso, sono i due punti di partenza di cui parla il Catechismo della Chiesa Cattolica. Da questi due punti di partenza l'uomo si erge verso Dio, verso la conoscenza di Dio, la ragione da tutto ciò che si vede attorno. La ragione assurge verso Dio, verso quella causa prima che ha creato tutte le cose e che portano queste cose, le orme di Dio, perché la bellezza, la sapienza, gli attributi divini sono appunto in tutte le cose, per cui l'uomo dalle cose visibili assurge alla realtà invisibile, ossia dalla creatura assurge al creatore. Questo è il primo punto di partenza. C'è il secondo punto di partenza, che l'uomo porta in se stesso il desiderio vivo di suo padre,
del suo creatore, egli porta la firma di Dio, perché egli è fatto d'immagine e somigliante di Dio, è fatto d'immagine e somigliante del Verbo, e il Verbo sempre tende verso il Padre nell'amore, il Verbo ritorna verso il Padre, il nuovo fatto somigliante del Verbo, perché porta l'immagine di Dio, vuole assurgere verso Dio, per cui dentro l'uomo c'è questa tendenza verso Dio, il desiderio di Dio, quello di cui parlava Agostino, il nostro cuore è inquieto e non trovi piacenza finché non trovi te, o Signore. Per cui l'uomo, partendo da se stesso, partendo anche dai fallimenti dell'uomo stesso, che nel desiderio di Dio, ricercando Dio, non lo trova, l'uomo stesso sente dentro la sua volontà questa spinta di assurgere Dio, per cui l'uomo, partendo da se stesso, partendo cioè non soltanto dalle cose che stanno attorno, ma partendo dal suo cuore, partendo dal suo intimo, assurge verso Dio, per cui l'uomo, ragionando e sfruttando i dati di ciò che vede, i dati di ciò che sente, attraverso il suo raziocinio può arrivare a Dio, può arrivare a Dio, alla conoscenza di Dio e quella verità filosofica di cui parla il Papa e quella sapienza filosofica dell'uomo che si avvicina a Dio e dell'uomo saggio che cerca Dio, di cui parla il Papa, però la ragione umana non può andare oltre perché ha dei limiti ed è esposta degli errori, come detto bene nel libro della Sapienza, come detto bene nell'epistola prima, o meglio primo capitolo dell'epistola ai Romani. Per cui l'uomo assurge a Dio, può conoscere Dio, può avvicinarsi a Dio, per cui c'è una verità filosofica di Dio, patrimonio dell'uomo, che rende l'uomo saggio, ma di una saggezza ancora umana. Dio invece è venuto incontro all'uomo. Finché Dio non si rivela all'uomo, l'uomo con la sua sapienza umana, con la sua saggezza che proviene da una conoscenza di Dio umana, l'uomo con tutta la sua intelligenza non può conoscere veramente Dio, ma è Dio che viene incontro all'uomo, rivelando se stesso. E questa rivelazione progressiva di Dio trova in Cristo Gesù la pienezza, e Gesù stesso che ci rivela il Padre, che ci rivela il mistero nascosto nei secoli, che ci rivela Dio, sono i dati della fede, i dati della fede. Questi dati della fede producono in noi la verità teologica, dice il Papa, la verità teologica, ma ancora non siamo alla conoscenza profonda e vitale di Dio. Né la verità filosofica, né la verità teologica che studia i dati della fede ci possono dare la conoscenza profonda e vitale di Dio. Ci rispongono, è chiaro, ma la conoscenza vitale di Dio, dice il Papa, seguendo le scritture, è un dono di Dio, è un dono di Dio. La semplice verità filosofica, la semplice verità teologica, cioè lo studio dei dati della fede, non ci danno la conoscenza vera, vitale di Dio, ci dispongono, ecco la fede e la ragione, ci dispongono a
alla conoscenza vitale di Dio. Soltanto quando la sapienza di Dio, dono dello Spirito Santo, dono del Figlio agli uomini, dono del Padre agli uomini, soltanto quando questa conoscenza divina, attraverso il dono della sapienza, scende dentro di noi, allora noi diventiamo amici di Dio, profeti, come detto nelle Scritture. E allora che noi abbiamo quella vita divina che è dentro di noi. E questo a prescindere dall'intelligenza dell'uomo, a prescindere dalla intelligenza stessa dei dati della fede e dei dono dati ai piccoli, a coloro i quali cercano Dio, lo cercano con sincerità, e allora è Dio che si dà come conoscenza agli uomini e dandoti come conoscenza agli uomini da se stesso come vita. È chiaro che l'uomo, attraverso la verità filosofica, attraverso la verità teologica, si avvicina a Dio, e tutti noi siamo chiamati a perseguire la via della verità filosofica, la via della verità teologica, ma dobbiamo soltanto nella preghiera, inginocchiandoci davanti a Dio, già acquisito attraverso la ragione e la fede, cioè attraverso la verità filosofica e la verità teologica, soltanto inginocchiandoci davanti a Dio, allargando le braccia, possiamo ricevere da Dio la sapienza eterna che scende dentro di noi, la conoscenza profonda che dà la vita, come il Padre conosce il Figlio, così noi conosciamo Dio. E quella conoscenza di Dio che ha il Figlio, che viene comunicata a noi, quella stessa conoscenza che è vita, per cui nel Figlio di Dio comunicata a noi, noi abbiamo la vita, quella conoscenza divina che appunto ci libera, che ci dà la verità con vita, ed è a questa che noi dobbiamo tendere, fratelli e sorelle, nella rettitudine della vita, nella ricerca della verità, nel fare bene, nell'allontanarci dal male, nel distruggere il peccato. Noi possiamo disporci a ricevere quelle queste conoscenze di Dio che dà la vita. Nessuno si vanti, dice la Scrittura, ma se l'uomo deve vantarsi, si vanti soltanto di conoscere il Signore. Fratelli e sorelle, quello che vale nella vita è la conoscenza di Dio. Per conoscenza di Dio intendiamo non tanto la conoscenza nozionale, anche questa che ci dispone, non tanto la conoscenza dei dati della fede necessaria, quanto questa conoscenza interiore che è dono del Signore, questa penetrazione di Dio dentro di noi, questo assaporare Dio, questo sapere Deum, cioè avere il sapore di Dio, e appunto la sapienza di Dio che scende dentro di noi, è questa che noi dobbiamo desiderare ardentemente, e Dio si dà a chi lo cerca con un cuore sincero. Conoscere Dio, assaporare Dio. Quando noi conosciamo Dio, quando noi assaporiamo Dio, tutto il resto non vale, perde il sapore, tutto il resto non conta. Non conta perché in Dio troviamo tutto, ma non conta perché Dio è tutto per l'uomo. Per questo diceva Francesco, l'umile, il piccolo, il più piccolo, diciamo, dei santi, il più umile dei santi, come lo additava Dio stesso a Margherita la Coppa, alla sapienza di Dio, e dice: mio Dio, mio tutto, mio Dio, mio tutto, mio Dio, mio tutto. Se Dio è tutto, non cerchiamo più nulla all'infuori di Dio, perché tutto lo troviamo in Dio, e trovando Dio non abbiamo bisogno di altro. Noi cercatori di verità,
di verità, di molte verità, quando siamo immersi nella verità, quando il nostro cuore è pieno della verità, allora non abbiamo più posto per altre verità, non abbiamo più la smania di cercare verità, di cercare certezze, perché tutto il cuore nostro è pieno della verità, tutta la mente nostra è piena della verità, tutta la vita nostra è piena della verità, non c'è posto per altre verità, perché abbiamo la verità dentro di noi, e la verità è la vita. Questo, Padre, è la vita eterna, che conoscono te e conoscono me, nella conoscenza del Padre, nella conoscenza del Figlio, che avviene nello Spirito, perché dono dello Spirito noi abbiamo tutto. E di questo dovremmo essere compresi, fratelli e sorelle, noi cercatori di verità, cercatori di esperienza, noi che siamo distratti dalle concupiscenze, dalla carne, degli occhi, dalla superbia della vita, noi che siamo errabondi in questo mondo, cercatori, cercatori, cercatori di felicità, dobbiamo pure comprendere che soltanto nella conoscenza di Dio, nel possesso di Dio, nell'allontanarci dal peccato, perché il peccato allontana da Dio, gli offusca l'intelligenza, gli ottunge il cuore, soltanto in Dio abbiamo la pienezza della vita e l'uomo realizza se stesso. Chiediamo allora questa mattina al Signore questa conoscenza, chiediamo al Signore la sapienza, perché è la sapienza, il dono della sapienza che si immette nell'uomo, e attraverso il dono della sapienza che la conoscenza di Dio entra in noi. È verissima la preghiera che troviamo nei libri sapienziali: dammi, o Signore, la sapienza che scende dall'alto, quella sapienza che corregge le vie degli uomini. Dammi questa sapienza, Signore, quella che siede accanto a te, quella che ti ha accompagnato nella creazione, quella che regola la vita. Sono bellissimi testi della sapienza creatrice, della sapienza regolatrice della vita del mondo e della vita dell'uomo. E questa sapienza creatrice, regolatrice della nostra vita, che noi dobbiamo chiedere. Abbiamo letto nell'Epistola quel bellissimo testo del Libro della Sapienza, capitolo settimo, inizio dell'ottavo, dove la sapienza personificata ha 21 attributi, se ne avete letti, 3 per 7, 7, 7, 7, 3 per 7, 21, 7 è il numero della pienezza, 3 è il numero della Trinità, ed è il numero della piena pienezza. 3 volte 7 sono tutti i 21 attributi della sapienza, della sapienza che une trina, perché è Dio stesso uno che si comunica a noi nelle tre persone. E questa sapienza personificata che noi riceviamo e che diventa per noi pasto di vita, diventa per noi regolatrice del nostro modo di vivere in questo mondo. Fratelli e sorelle, chiediamo questo dono della sapienza oggi, cioè il dono di Dio che si comunica a noi. Chiediamo questa conoscenza profonda di Dio e disponiamoci attraverso la ricerca della verità filosofica, della verità teologica, a ricevere questo dono. Siamo amanti della verità, investighiamo la verità, scrutiamo le scritture, cerchiamo Dio in qualsiasi maniera, e Dio si darà a noi, e noi vivremo di Dio. Vivere di Dio, questo è il fine dell'uomo. Vivere di Dio, vivere Dio, significa essere Dio, cioè avere quella gioia, quella pienezza di vita che ha Dio. Fratelli e sorelle, questo è il termine del nostro viaggio terreno.
Non sbagliamo strada, noi assetate di verità, noi assetate di amore, noi assetate di felicità, noi cercatori di gioia della terra, ricordiamoci che nessuna cosa al mondo ci può dare la gioia, ci può dare la felicità, ma soltanto Dio e il possesso di Dio nella conoscenza e nella fruizione di Dio e nella conoscenza di Dio, nella fruizione di Dio, che noi possiamo avere la pienezza della vita. A questa fruizione siamo stati chiamati ed è a questa fruizione che noi dobbiamo disporci in questo mondo, nella vita di questo mondo, in questo pellegrinaggio terreno, liberandoci da ciò che ci impedisce questa conoscenza, liberandoci dall'errore, dall'ignoranza, dal peccato, dalle concupiscenze, che sviano tutte il nostro cammino, liberandoci da ciò che offende la verità. Noi dobbiamo liberarci, chiediamo al Signore allora la liberazione da ciò che ci impedisce Lui, e domandiamo a Lui che scende dentro di noi come pienezza di vita, col dono della sapienza, col dono della conoscenza. Nomini te, o Signore, che io conosca te, diceva Agostino, che io conosca te, perché la conoscenza di te è la vita. Amen. Vediamo tutto ciò che è terreno, meschino, come di fronte a questa verità tutto diventa meschino, dentro di noi e fuori di noi, noi che siamo tanto lontani dalla verità, eppure siamo tanto immersi nella verità. Soltanto lo Spirito di Dio, lo Spirito intelligente di cui ha parlato l'Epistola, appunto il Libro della Sapienza, soltanto lo Spirito di Dio può comunicarci Dio. Per te siamo sulla Padre, lo Spirito Santo, per te noi possiamo conoscere il Padre, possiamo conoscere il Figlio, possiamo conoscere te stesso, e nella conoscenza di te possiamo conoscere tutti e tutto, soprattutto possiamo conoscere l'essere vostro misterioso che è fatto di immagine e somiglianza di Dio. Fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito Santo perché scende dentro di noi come luce, perché lo Spirito Santo mette dentro di noi il desiderio vivo della conoscenza di Dio in cui c'è la vita. Vieni Spirito di Dio, scendi su di noi, luce eterna scendi, luce del Padre del Figlio, scendi su di noi. Imiliano cielo, moriano, chiarinia d'aiano. Alzate le mani, chiedete lo Spirito, chiedete la luce, chiedete l'amore, chiedete Dio. Sciami di stica la coscia, iani veniani a sciola. Maturimina non sci ancora, iano. La miriana e iani a sciola. La sapienza grida, insensato, venite a me, vi insegnerò le vie della vita. La sapienza tiene e grida inesperto, venite a me, vi insegnerò le vie della vita. Chiamami dalla storia, mia rania nascita, giurimini anni temerenti matino, ci mia rania non aiuto. Anima la iore di mereni anina la iore di mare, mi aroni mite la iore di mare, di arpe cedra, sveglia di mio cuore, aiolini mi anulo,
Liberaci, Signore, dello spirito del torpore, liberi i nostri cuori, perché noi possiamo chiedere il dono dell'arte, il dono della sapienza, il dono della luce, il dono della conoscenza, il dono della vita. Liberaci dal torpore, o Signore, e scende la tua luce in mezzo a noi. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpe cera, voglio svegliare l'aurora. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpe cera, voglio svegliare Oh,